prima di partire in corteo, però mostriamoci organizzati. Tutti dietro lo striscione. Dietro tutti al primo striscione. Tra striscione e striscione facciamo un po' di distanza. Perché se voi leggete le scritte, sono anche molto importanti da far vedere e mostrare. Perché uno striscione c'è scritto i nostri martiri, non sono numeri. Mostriamolo. Perché è quello che i media mainstream vogliono dire, che le vite dei palestinesi sono numeri. E noi invece siamo vite, siamo umani. Non siamo una conta per fare solamente dell'analisi statistica per quanti palestinesi sono stati uccisi da Israele. Ottobre è una bugia come tutte le altre, hanno costruito una gigantesca truffa. Il terrorismo di quel giorno, il 7 ottobre, non è mai stato di Hamas. Hamas è andato a prendersi degli ostaggi per liberare i suoi fratelli chiusi nelle carceri israeliane, anche minorenni eccetera, hanno preso ostaggi. Mezz'ora dopo è arrivato l'esercito con gli elicotteri, con i carri armati e ha sparato a tutto. E la strage di quel 7 ottobre è una strage israeliana. Avevano bisogno di un 11 settembre, avevano bisogno di un colpo di Stato tipo quello di Maidan a Kiev, che è stato fatto per giustificare l'aggressione alla Russia. Hanno bisogno di gigantesche menzogne e la cosa principale è quella di demistificare il terrorismo. L'hanno inventato loro, l'ha inventato l'Occidente, l'ha inventato l'imperialismo e Israele ne è stato il protagonista, l'attore più dinamico, più efficiente, più efficace di tutti. Cosa sono quindi gli israeliani? Cosa sono i sionisti? E quando ci dicono